Buonasera, benvenuti a un'altra partita dell'Italian Super Premier League. Con me Jacopo Ghirardon, cosa ci commenterai stasera? Ciao Dennis, a tutti gli amici di Freccetta Italia, Lido For The Middle International Stop. Big match questa sera, Daniele Petri contro Francesco Raschini, partita importante nel girone 2, perché Daniele Petri è in rimonta dopo una partenza terribile con 3 sconfitte, è arrivata una vittoria e ora punta a risalire la china. Invece Francesco Raschini, che ha partito con 3 vittorie, ha perso 2 partite consecutive, di cui l'ultima che abbiamo visto commentata contro Giorgio Tamares, e insomma ci siamo pronti per una partita importante. Raschini, che vincendo di fatto sigillerebbe il posto nella seconda fase, Petri che però vincendo riaprirebbe ogni discorso. Insomma, una partita molto molto interessante tra due grandi giocatori. Esatto, andiamo a vedere subito la partita. Facciamo il buco. Okay. Eccoci qua, la mia sinistra Daniele Petri, la vostra destra Francesco Raschini. Ci siamo pronti per questa partita. Fuori. Conosciutissimi. Culto italiano, Francesco Raschini, che tira fuori la prima freccia al Bull. Ok. Verde per Petri. Tira dunque per primo. Un gioco. Daniele. Questa è una partita importante. Daniele Petri, che ha cominciato molto male in questa Super Premier, però sta risalendo la china. Il calendario, se vogliamo, gli permette di avere tutte partite scontri diretti, insomma tutte le chance per Pedro per qualificarsi, cioè della seconda fase. 60. Sì. Parte con un 60 Pedro. Qua che si aggiorna il Dart Connect, tra l'altro c'è stato un plugin che si è aggiornato oggi, siamo dovuti un attimo sistemarlo, però alla fine tutto perfetto. 140. Forte qui Rosco con un 140, Raschini, che l'abbiamo visto 2 partite e non gli abbiamo portato grande fortuna perché le ha perse tutte e due, però ha vinto gli altri 3 che ha giocato, e quindi è in una situazione di classifica decisamente migliore di Pedro, che invece non è riuscito a trovare punti nelle partite contro Crasse, nella prima che abbiamo anche visto. Persa 7-5. 55. 55 per Raschini. Andiamo qui, è partito meglio il giocatore marchigiano, sfida anche questa tra 99 club importanti, ma avete imparato a conoscerli nel corso di questa, di questo torneo, di queste 3 settimane ormai che ci facciamo compagnia con la nostra Super Premier. Daniele Petri, Ponte San Quintino Italiani FGF in carica, torneo che non si è disputato nel 20. 31. Non si disputerà, neanche nel 21, si è disputato invece nel 2019. Abbiamo qui Petri in tripla, molto bene. 96. 96, non entra in zona di checkout. Raschini invece del Dart Club Supersonic, siamo nelle Marche, compagno di squadra storico di Stefano Tomassetti, anche in doppio Tomassetti, che è impegnato 81. Nel girone 1. 81 di Rosco, siamo lì nel punteggio, entrambi i giocatori non solo dentro zona di checkout, pur essendoci molto vicini, ci entrerà sempre per primo il giocatore che ha tirato per primo Daniele Petri. 59, rimango a 128. Sì. 59 per Petro, rimane a 128, vediamo qui Rosco su 194. Scende con la seconda. 58. 58. A 136. Interlocutoria per entrambi, Petri, 128. Sì. Gli basta una tripla per avere la chiusura al Bull. Triplo 20 obbligato ora. Non c'è. E allora, chance per la schiena. No, 45. 85, ok, scusa, no, rimango a 45, 88, ah, okay, con un po' di problemi spesso Daniele, è una cosa un pochino strana, se vogliamo, sì, anche sì. Fatto un campionato del mondo online, quella tiro 36, e te Dennis lo sai bene, 136 per Raschini, visto che eri il consulente tecnico di Petri in quella bella esperienza con Castelli alla Coppa del Mondo. 42! Tra l'altro era in girone con Alan Suter, quindi abbiamo sì, avuto vero, il piacere sì, di incontrarlo. Adesso vi faccio qualche piccolo excursus, aspettiamo la chiusura di Pedro.
Leg con la terza. La terza, quindi tiene il 21-1-0 per Daniele Petri. Dicevamo, qualcuno lo sa, che lo scorso anno, nel mese di novembre, Petri ha giocato assieme a Riccardo Castelli la Coppa del Mondo WDF, che non si è disputata di persona come di solito si fa, ma online, e tra gli avversari 70 anche un certo Alan Sutar, che dopodiché dopo tre mesi è diventato un giocatore professionista della PDC con risultati impressionanti. 100. Due semifinali anche a livello di ranking PDC, peraltro, per chi sta guardando il video nella giornata di sabato, quest'oggi la prima giornata di Player Championship, che tornano di fatto dopo un paio di settimane di assenza, con tanti big. E ovviamente sulla pagina di Little for the Middle tutte le informazioni su questi tornei, molto sempre molto spettacolari, belli da seguire, anche se di fatto mancano tutti i big. 100. I big che ci sono qui nelle freccette italiane. Era stata una bella esperienza però quella, al netto di risultati magari non eccezionali, però anche al femminile ricordiamo 180. La presenza super 180 di Raschini, bravissimo, primo 180 di Rosco. Bravo. La presenza di Loredana Blumez, che è un'altra giocatrice friulana, e di Barbara 140. Osti, giocatrice emiliana, che parteciparono alla competizione femminile, non riuscendo però ad accedere alla fase ad eliminazione diretta. Raschini, nonostante il 180, è fuori dalla zona di checkout, attenzione, però, perché può mettere in difficoltà Petri su 161. 100, rimango a 94. 100 lì, Raschini, si alza il livello, Petri prova la chiusa, 161. Ora impossibile per Daniele. 65, rimango a 96. Bravo, l'ultima freccia bulle. Tiro 94. Due frecce, Raschini 94. Vediamo se parte dal 54 o dal bull. Parte giustamente dal bull. 8. Leg e 36. E c'è magistrale chiusura. Bravo. Di Raschini, bravissimo. Buona. Perché con 94, tirando al 25 o al bull ovviamente, hai la certezza di tirare con il 25 al bull, invece prendendo il bull una doppia di doppiacimento. Su 94, se non prendi il 54, di fatto non hai 66. Di chiudere. Parte 66 Petri, ovviamente devi chiudere il 76, quindi con tripla e doppia o doppia doppia. Raschini che può prendere coraggio, è stato un leg in 15 molto molto buono con Petri che era comunque messo 80. Bene. 80 di Rosco, le medie, 82 Petri, 83 Raschini. Direi che ci siamo finora come medie molto bene per entrambi. Il tema delle 80. Doppie è sempre molto dibattuto, e delle chiusure. E abbiamo visto che in molte partite un average di 80 o più non è sufficiente per vincere. Giocatori che devono sempre cercare di dare il massimo. Raschini. 140. Super 140, alza le medie Rosco, sta giocando una partita di ottimo livello fino a questo momento. Anche Petri però non molla. 134. Bravissimo. Super 134 di Petri, si alza il livello, due triple al giro per Petri in questa visita, come Raschini in quella precedente, non in questa. C'è il voto centrale però. Ottimo centone qui di Rosco, era fuori zona di checkout dopo 9. Petri ci entrerà anche con un 60. 57, rimango a 164. 57, ci sta, preso sul 17, ragiona bene Pedro, che si lascia ad un sempre difficile, ma non impossibile, 164 Raschini su 181. Scende sul 19, triplo, e lo trova. 81. Rimango a 100. 81, 100, sommato. Quel 4 è stato un errore veniale. Petri non chiude, 164, attenzione che qui deve la visita a Iavru. 95, rimango a 69. Sì, tripla. Rimane a 69, 100 per Raschini, per il break, attenzione. Disastro, ma si può ancora chiudere, 95, attenzione. Forse un 21, sai. Leg con la testa. Incredibile chiusura di Raschini, non era un 21 ma era un 57, appena vicino al triplo 7.
chiude poi al doppio 19, chiusura sempre spettacolare, 57-38, bravissimo Rosco, 2-1 e seconda 15 consecutiva. Era veramente in angolo. 43. Però super Raschini, 43-88 di media per Rosco fino a questo momento, grande livello, grande partita, Petri comunque sicuramente 140. È nella partita finora. E lo dimostra con un super 140, vuole il controbreak Pedro. Tra veramente pesi massimi qui, migliori giocatori italiani contro la nostra Super Premier League, Raschini, Petri, è un big match, due dei giocatori anche più amati e popolari del circuito. E ci stanno regalando un partitone, 140 Petri, 140 Raschini. Torna Petri il tiro qui. 140! E leg, ragazzi, mamma mia! Wow. Solo 140, stride quel 43. Noi ne facciamo una colpa a Rosco, ma... Si sta riscattando la grande, ancora molto bene. 83! 83, rimane 2.35, Petri per entrare in score dopo 9 frecce tirate. Vediamo se scende il triplo 17 come 60, prima, no, rimane lì. 61! Fa 60, ed è una costante di Petri, quella di rimanere a queste chiusure alte. Rosco, 2.35, 20 con la prima, 20 con la seconda, tirerà sicuramente il bull con la terza. 65! E non lo prende. Rimango a 170. Sì, 5, rimane a 170. Petri 161, non può chiuderlo. Può lasciarsi una grande visita qui. Bravo. 100, rimango a 61. Qui non arriva a 25, appena sopra. È un centone, rimane a 61. Raschini chiamato al super checkout a 170. Big fish. Attenzione qui a Raschini. 134, rimango a 36. Ah, un super 36, 134, magistrale vista di Raschini, Petri 61, quanto importante la prima. Bravo. Triplo 7, grande giocata questa. Ecco con la terza. E chiude Petri. Wow. Break in 15, due pari. 2-2, stiamo assistendo a una partita eccezionale. Buona. Bello che si alza sempre di più, 3-15 consecutive peraltro, questa giocata al 61, triplo 7, double top, mi piace particolarmente, tanti vanno sul 25, Petri giocato in maniera così particolare, ma sicuramente efficace. 81! Parte un 81 Petri, livello molto alto, qui vediamo chi molla per primo o chi accelera ancora di più per primo. 80 questa freccia. Cadono probabilmente 60 punti e allora batti e ribatti qui. Un Rosco che perde quella freccia 60. Caduta a terra. Già 60. 60 di Pedro. Ma la posta in palio è molto alta, entrambi sono partiti forti per crearsi un solco con i propri avversari. 50. 50 di Raschini. Non ne approfitta della visita senza triple di Petri. 97. Molto bravo qui Petri, il triplo 19 con la terza freccia. Si dà un vantaggio Petri, vediamo Raschini qui. Scende sul 19. 93. Molto bravo con l'ultima, 93 Raschini, non molla un centimetro, guardate. 81, 80, 60, 50, 97, 93. 59. Non trova triple Pedro, chance per Raschini, anche se ha bisogno di due triple per entrare in zona di checkout. Vediamo qui Rosco, due pari punteggio, lo vedete in alto, in mezzo tra i due giocatori. 95. 95 di Raschini, che però non prende il vantaggio sperato, il leg ancora nelle mani, nelle dita, nelle frecce di Daniele Petri. 60, rimango a 144. È un 60 di Petri, rimane a 144, Raschini 183. Grandi frecce qui. 33, rimango a 150. 33 di Raschini, non trova triple, sembravano sul triplo 19, invece non entrano, attenzione. 144 per Pedro.
non può chiuderlo, ma può lasciarsi 96, una super chiusura qui. Mango a 48. Rimane a 48. C'è un pochino arenato qui in tripla, nessuno centone, però Raschini 150 può regalarsi una grandissima chiusura, non chiude qui Raschini. Però può lasciarsi a mettere pressione a Petri. 82. Rimane a 68 Raschini, 48 per Petri. 68. Vediamo se sceglie l'8 o il 16. Finando a 48 Petri, fino a questo momento qui molto bene in doppia. Scivola qui quasi sul 8. C'è Petri, è andato molto basso prendendo il doppio 16 di natura. Prende il doppio 3-2 Petri, ne bastava una doppia, ne ha prese 2. Raschini qui ha un pochino ceduto il passo, medio comunque molto buono, 85 per entrambi, livello ancora molto alto. 83. Scivola sul 3 l'ultima freccia di Rosco. Vediamo qui Petri. 99. Ottimo, 99. Partita molto importante per la classifica, per chi si è appena collegato, Raschini che per il momento ha 6 punti, Petri ne ha 2. Petri che però deve ancora giocare tutte le partite, dovrà giocare Vittorio Mancini nella seconda partita di questa settimana. Raschini che invece ha perso, l'abbiamo già vista, la partita contro Giorgio Tamares, in vetta alla classifica. 95 di Petro, ovviamente. Vediamo qui Raschini. 180. Super 180 il secondo. La partita di Rosco, sempre molto forte nel power scoring, ma 98 dopo 9. Splendida scalata, Petri però non ci sta. 97. Ottima, ultima freccia, rimane a 210. Okay. Petri in questo leg, 98 Raschini. Vediamo se si regalano a 11 addirittura. Più 18. 74, e non c'è il più 12. 24. Tornerà però Raschini su 24, Petri su 210. Punta a mettere pressione sul suo avversario. Sempre una chiusura non facile per il 24. 58. È una visita così così, Petri, in zona di out, ma non mette pressione sulla sufficienza. Sul 24 di Raschini, che può, chiudendo quella prima e la seconda, trovare il miglior leg del match. A interno. Doppio 6, non c'è la seconda, attenzione, è importante. 12. E non c'è la terza. A 12. Rimane a 12 Raschini, Petri 152, difficile, non impossibile. Ora è impossibile però, senza la prima freccia su 60. 92, rimango a 60. 92 per rimanere a 60. 12 per Raschini, per andare tre pari, doppio 6. Interno, doppio 3, attenzione, difficilissima sta freccia. Va bassa. Leg con la terza. E chiude, che grande freccia di Raschini. Si è quasi complicato la vita. Una scalata impressionante in tripla, però alla fine entra forse la doppia più difficile di tutte, il doppio 3. Per il 3-3, grande partita. Siamo a metà gara, di fatto. Tra Petri e Raschini, ricordiamo velocemente anche la formula, vince il giocatore che arriva a 7. In caso di 6 pari, la partita finirà con un punto a testa, con un pareggio. 41, 4-1. Sì. Inutile dire che il pareggio serve poco a Petri, può anche andare bene a Raschini, che comunque classifica al momento, deve anche contenere un pochino quelli che sono i Daros, i Trutà, i giocatori che sono impegnati alla grande. 50, scusa, 40. 40 di Raschini. Tamares e Krasen sono stati rimessi meglio. Raschini al momento al terzo posto. 97. 97 di Petri. C'è una specie di sfida che può essere decisiva tra Trutalli e Daros per il quarto posto. Ancora cade. Poteva essere l'ennesimo 180 di Raschini, invece cade a terra e deve accontentarsi solamente di un 120. 85. Petri. 85 qui, il giocatore friulano. Vediamo Raschini. 45. A 45 non si replica,
la grande visita di prima. Fettere avanti in una ventina di punti. 180. Buono. 180. Daniele Petri per il 98. Bravissimo Petri, terzo 180 della partita, il primo di Daniele. E Raschini qui insegue in questo settimo leg di questa partita. 78. Fa 78, non bastano per Rosco. 98 per Petri. Vediamo qui, va al doppio 19, l'ha già trovato prima. Cosa con la terza? E chiude Petri. Bravo. 60 15. Fuori 38. 4-3. Leg in 15 ed è il quarto leg in 15 della partita. Le average 87 per Petri, 84 per Raschini. Grande partita questa, una delle più belle finora, come triple, come doppie, come 95. Spettacolo. 95 95 per Rosco. Cinquantanove per Petri. Araschini, vediamolo. 41, una visita non eccezionale questa per Rosco. Petri ha le carte in regola per provare a tornare in partita. In questo 100. Letto. Buon centone. Si prende un piccolo vantaggio qui Petri. Grande partita. 99. Buon 99 di Rosco, rimane 266. Assapora l'ingresso in checkout, attenzione a Petri però. Bravo. 137. Super frecce, 137 Petri. Aumenta la pressione sul suo avversario. Brutta questa freccia di Raschini, deve sistemarsi qui. 40. Non un gran 40, attenzione, Petri 205, può entrare in zona di checkout, assaporare la possibilità del break, vediamo se va il bull qui, la terza, bravo. 105, rimango a 100. Sì. Bravissimo Petri, che pensa molto bene, rimane a 100 e avrà la concreta possibilità di tirare una chiusura non impossibile per fare un incredibile break. Raschini andrà sicuramente giù ora. 40. Ehia, questo è un brutto 40, rimane a 186, calato Raschini in questo leg, centone di Petri per il break. Doppio 10. 90, rimango a 10. Ma che bello, rischia di complicarsi la vita Pedro che rimane a 10. Rosco su 186, non può far altro che mettere il massimo della pressione sul doppio 5 di Petri. Chiusura sempre ostica, mai facile. 58. Ancora senza triple Raschini, Petri, dopo 5. Vediamo se ci va diretto lo split. Penso vada diretto, non regala frecce Petri. Deve correggere, uno c'è, doppio 2. 8, rimango a 2. Interno Petri, rimane alla Madhouse, al doppio 1. 128 però non è semplice per Raschini. Triplo 20. Non c'è, tornerà Petri per provare a prendere l'uno in alto a destra doppio. 63. 63 per rimanere a 65 di Raschini. 65. Fiducioso nell'errore di Petri, quel doppio 1. Chissà che ricordi, vengono a Petri al doppio 1. Tiro 65. Ogni riferimento alla partita del World Cup of Darts, quella Spagna dello scorso anno, è puramente casuale, quel doppio 1 maledetto vinto dagli spagnoli. Attenzione a Raschini però, 57 c'è, doppio 4, no, doppio 2 e non c'è. 61, rimango a 4. Si trova il doppio 1, spezzare la maledizione del doppio 1, spezzare la maledizione di José Justicia. Che tensione. Tiro 4. Disastro l'ultima freccia qui di Petri, no score, bust. Come meglio dire in questi casi,
più 2, doppio 1, attenzione. 2, rimango a 2. Attenzione per entrambi i giocatori. È incredibile. Eccola lì. Eccola prima. Buona. E te, Pedro, riesci a risolvere il 25, un leg complicatissimo. Un leg che purtroppo uccide le ape, che scendono 82 per Petri, 78 per Petri. Ma a Petri cambia veramente poco, anche se lui è un perfettino, lo sappiamo bene. Sì, se notate anche le freccette, sta tirando 3 freccette, una al codino rosa. Notate che la rosa è sempre la seconda freccia che tira. Questa vuol dire che, conoscendo Pedro, che è veramente piazzata sulla partita in maniera concentratissima. Fate caso. Sì, sì, è vero, ho notato anch'io questa cosa. Sappiamo che Petri ha dei rituali un pochino tutti i suoi. 100! In questo caso è veramente concentrato, è veramente... Sta giocando una grandissima partita, perché nonostante un leg in 25 sta giocando ancora 82 di media. 44. Quindi siamo veramente di fronte a una partita importante da parte del giocatore friulano. 6 volte la World Cup of Darts, l'ultima volta, abbiamo già detto prima, in coppia con Andrea Micheletti. Una grande partita, ma purtroppo. 45. 45 di Raschini, dicevo, purtroppo l'ennesima sconfitta, questa maledizione della prima partita che... continua purtroppo da tanti tanti anni per la Coppa italiana, 99. Che spesso è cambiata e che spesso ha visto protagonista il nostro Daniele Petri. Maschini non ha mai partecipato alla World Cup of Darts, però ha vestito i colori della nazionale italiana in FIDF e in VDF, quindi giocatore che anche lui può vantare grande esperienza internazionale. A proposito di Raschini, i migliori risultati li ha fatti lo scorso anno con un nono posto all'Open della Romania, l'unico Open WDF che si è giocato. Oh, 64! E anche ai tornei di qualifica UK Open, lo dico sempre perché è un risultato veramente importante, spesso sottovalutato, arrivando ai quarti di finale in ben 2 tornei di qualifica a quelli che sono appunto i tornei di qualificazione di UK Open. Non si sono... però comunque sono tornei molto molto importanti, uno dei major più importanti della PDC, aperto anche ai giocatori non professionisti. 99, rimango a 140. 99 di Petri, rimane a 140, Raschini su 225, restiamo in partita perché questo è un altro leg molto importante, Petri vincendolo potrebbe andare 6-3, Raschini vincendolo potrebbe riaprire la partita 4-5. 133. Grande, 133 super frecce Raschini che rimane 92 Petri. 140. Sì. Vediamo la chiusura di Petri. Non c'è, però un centone andrebbe bene. Quanto importante l'ultima. 60, rimango a 80. Rimane ad 80 Petri, Raschini 92. Sì. Partirà il bull conoscendolo, come prima. Vediamo. C'è il 60, il 51, doppio 8. Leg con la testa. E c'è prima chiude 94, bella chiude chiusa. 92. Buona. 25, 54. 51, 16. Buona. Contro break di Raschini. Buona. Che partita, ragazzi, bellissima. Peccato quel leg che ha veramente rovinato le medie, perché Raschini ha nel braccio un 80 abbondante come suo avversario. 70. Cambiano poco le averages qui. Vediamo Petri. 81. 81 risponde bene, 70 di Raschini. Quella tripla, ma anche lo scivolone con due singole. Cinquantotto di Rosco. Vediamo Petri. 58 anch'io. 58 anche di Petri. Lungo tira e molla questa partita. 83. Fa 83. Rosco. Mana 2,90. Vediamo Petri. Scivola sull'1 la seconda. 41. E fa 41, attenzione, aumenta la tensione, aumenta la pressione sui due giocatori. Un pareggio che potrebbe anche andare bene a Raschini. Petri deve vincere. 42.
42 di Rosco, si abbassa a livello nel momento chiave della partita. Vediamo chi ha le forze, chi ha le triple nel braccio qui. C'è 140. Ok. Su per 140 di Petri nel momento importante. La freccia rosa penetra nel rosso. Vediamo la Schini qui. Bravo. 134. Super 134, rimane 114. Petri su 181. Buona la seconda. 96, manco a 85. 96, rimane 85, 114 Raschini. Potrebbe anche essere tentato di provare a partire dal 57. Parte invece dal 60. Non c'è il 54, allora Petri proverà a chiudere 53. Su 85. Triplo 5 che non aiuta Raschini. Sì. Rimane a 61, 85 Petri, triplo 15, o magari qualcosa di diverso, tipo un triplo 19, triplo 15, che c'è, double top per il controbreak. Fuori da seconda. Yes. E c'è la terza. Buona. Super Petri, 6 a 4. Contro break ancora, e ora Petri tirerà per il match. È carico, è carico. Oltre ad aver scappato a casa il primo punto della partita. Petri rimonta in classifica, Raschini che invece sta rallentando, l'inerzia che poteva essere a vantaggio di Petri in questa partita può essere confermata, ma una gran bella partita. Non portiamo fortuna a Raschini. Abbiamo commentato... due volte e ha perso due volte, non vince neanche oggi, al massimo può rimediare un punto, deve vincere due leghe consecutivi, ha le capacità Rosco per farlo, 60, però devi inseguire in questo leg perché Petri ha cominciato forte. 97, ancora 97 per la seconda volta di fila, il triplo 19 è salvifero, Rosco non può più sbagliare, deve cominciare a mettere triple qui, lanciarsi l'inseguimento del suo avversario, 60 non basta più. 100. 100 vanno bene. Siamo lì, Petri può disporre ancora di un buon vantaggio, che prova ad implementarlo ancora di più. 123. Super, 123, sfortunato con l'ultima che va sul triplo 1. Raschini darebbe oro per un 180 qui. Seconda non gli permette più di averlo. 85. 85, rimane in scia, però Petri ha un buon vantaggio. Vediamo come gestisce le frecce su 184. 60, rimane 124. Prova triple, vicine, sì. Non entrano. 124, Raschini, 256. Dentro una tripla per forza, possibilmente due o tre. Buona la seconda qui. 121. Rimango a 125. Super 121 di Rosco. Rimane a 135 Petri su 124. Per la vittoria, per il super checkout, per i due punti, per riaprire la sua Premier, per mettere in difficoltà Raschini. Attenzione, tipo 18 non c'è. 56. Rimango a 68. 56 per rimanere a 68. Raschini 135. Ora o mai più. Attenzione, la prima freccia dovrebbe essere un 25, non c'è il triplo 20, Petri tornerà su 68 per vincere la partita. 99, rimango a 36. 99 per rimanere a 36 per Raschini, però Petri 68 lo deve chiudere, non è semplice, vediamo se avrà una o due frecce in doppia. Quanto è importante la prima triplo 20? 16, doppio 16. Con la terza. E chiude Daniele Petri, una proposta, vince 36 minuti di grande partita. Hai Pedro, giusto. Eccolo lì, contento, sorride. Pizza, eccoli qua che scherzano i due giocatori dopo essersi dati battaglia, però veramente per oltre mezz'ora, per 11 leg. Con la vittoria di Daniele Petri, 81.3 di media, 7 a 4 contro il 79.3 di Raschini, grande livello, ci siamo divertiti. Petri si rilancia in classifica, Raschini si ridimensiona,
ma comunque entrambi hanno grandi chance di progredire ancora nella seconda fase della nostra Super Premier League. Esatto, non posso che essere contento per Daniele, perché chiaramente sono dello stesso club, quindi ovviamente sono di parte, è obbligato a vincere comunque praticamente tutte, per cui sta andando alla grande, molto concentrato, come abbiamo visto anche dalle freccette, proprio forse è entrato in un'ottica online che non ne aveva ancora provato. E per quanto riguarda Francesco Raschini, il Rosco, forse come hai detto tu magari non gli abbiamo portato tanta fortuna, ma lui ne ha portata a noi, e se posso gli faccio i complimenti in diretta praticamente per il sostegno che ha dato anche in maniera privata a tutto questo progetto. Insomma, una grande persona che non vedo l'ora di conoscere di persona. Lascio a te mi dispiace due parole anche su Raschini, appunto, perché te conosci molto bene Petri. Insomma, Raschini è un amico per quanto mi riguarda, una persona stradisponibile, con tutte le iniziative fatte anche magari di persona negli anni passati, e insomma fa veramente tanto piacere ed è un onore per lui, per noi avere lui insomma in questa competizione. Gli auguriamo il meglio a lui e ovviamente anche a tutti i giocatori. Attenzione che Raschini comunque ha ancora in mano la possibilità di progredire nello scontro diretto della settima giornata. Volendola ancora in mano anche Petri, che però è chiamato a non sbagliare le prossime partite contro Mancini. Al momento non è ancora stata giocata la partita quando registriamo questa partita, poi l'ultima giornata giocherà contro Simone Fiori, quello che è comunque un derby. Va bene, Super Premier che si presume veramente super tosta alla fine con tanti giocatori in bilico. Un saluto a tutti, ciao dal Zach. E da Jacopo, ringraziamo gli amici di Freccetta Italia, di Idole, dal Cinema Stop. Siamo verso fine settimana, quindi siamo anche per quello che sarà il recap, e poi vi daremo tutte le coordinate del Predictor e anche come seguire quella che gli inglesi chiamano la Judgment Night, possiamo chiamarla la Judgment Week, quando sapremo i quattro giocatori eliminati e i quattro giocatori ufficialmente promossi alla seconda fase della seconda edizione dell'Italia Super Premier League. Ciao a tutti! Notte, ciao!